Ciao a tutti, oggi vi mostro un bel po' di libri che sono entrati in casa mia a vario titolo nell'ultimo mese e mezzo, diciamo più o meno. Di premesse su questo tipo di video ormai non ve ne faccio più, rinuncio a qualsiasi tipo di introduzione. Io leggo, amo i libri e compro i libri, punto. Allora, oggi vedrete un bel po' di tipologie di libri. Allora, ci sono alcune cose che ho comprato approfittando di offerte e sconti, qualcosa di usato perché ho venduto dei libri a libraccio e mi sono portata a casa delle cose, due libri che ho, barra abbiamo io e mio marito, ricevuto in regalo, due libri che ho preso prezzo pieno, ma non sono nuove uscite, ma poi ho anche quattro nuove uscite. Questa è una cosa abbastanza inusuale per quanto mi riguarda, perché tendenzialmente non sono quella che corre subito a comprare una nuova uscita, ma sono stata colta dall'impulso rispetto a questi titoli. E così me li sono accaparrati. Allora, partiamo da quello che ho preso in offerta. A fine mese di settembre, più o meno, alla Mondadori, qui a Brescia, c'era un'offerta, classica offerta, di due libri a 9,90 euro. Ho trovato due classici che ho voluto acquistare. Quando ci sono queste offerte, spesso mi rivolgo a libri che ho voglia di avere in casa, che magari non necessariamente leggerò subito, ma che voglio avere nella mia libreria perché so che sono, diciamo, lacune che voglio colmare in qualche modo. Questi due libri, tra l'altro, erano nella lista dei 100 libri da leggere nella vita della BBC e vi ho fatto un video in merito. Ve lo lascio qui sotto e vi avevo già detto che avevo intenzione di leggere entrambi, quindi sono stata felicissima di averli trovati in questa offerta. Uno è di Cesare Pavese, La Luna e i Falò, di cui non vi dirò assolutamente niente perché non serve dire nulla, edito Einaudi, e l'altro è di William Golding, Il Signore delle Mosche, anche questo da considerarsi un classico del Novecento per quanto riguarda la distopia, insomma, quel genere lì. Quindi questi sono stati i primi due acquisti in offerta. Pochi giorni fa invece ho approfittato del 20% di sconto sui libri Gribaudo. Sapete che è famosa di Gribaudo la collana, diciamo, di manualistica infografica su vari temi, la letteratura, la filosofia, il crimine, la matematica, eccetera, eccetera. Io ho preso un libro che è di quella collana, ma non quella lì, proprio nello specifico, e riguarda la psicologia, però non ho preso tutto sulla psicologia, che è quello rosso, con la storia, diciamo, della psicologia, ma ho preso questo, ovvero come funziona la psicologia, i fatti spiegati visivamente. Allora, questo libro mi ha interessata particolarmente perché mi piace tantissimo la struttura. Io non so niente di questi temi, ma mi affascinano tantissimo. Si parla appunto di come funziona il cervello e l'emotività. Vengono, diciamo, trattati, per chi non ne sa nulla, i più importanti disturbi dal punto di vista psicologico. Poi c'è una sezione che riguarda le terapie e le correnti di sistemi terapeutici rispetto a certe problematiche, e poi c'è una parte che riguarda la psicologia e il sociale, diciamo, quindi la psicologia e i mass media, i social, la psicologia e la dipendenza dai social, la psicologia nella politica, l'utilizzo che viene fatto della psicologia dalla politica. Ci sono tante cose molto interessanti, secondo me. Vi faccio vedere semplicemente degli stralci, teoria psicanalitica. Ecco, questa è la grafica più o meno di questi libri. Qui abbiamo un racconto assolutamente, come vedete, stringato, sintetico sulla depressione. Ci sono tantissimi grafici, disturbo da panico. Questa è la parte appunto che parla dei disturbi, disturbo ossessivo compulsivo. Sono temi che mi interessano tantissimo. Disturbo dell'alimentazione incontrollata. Poi
Finiti i disturbi, passiamo alle terapie, alle diverse terapie sulla psicologia, psicologia dell'identità personale. Mi interessa tantissimo. Psicologia di comunità, qui è quello, la parte che riguarda il sociale, la parte finale. Sicurezza nelle comunità, insomma, mi ispira veramente un sacco e quindi l'ho voluto prendere e mi ci voglio assolutamente dedicare. Passiamo ora a quello che ho trovato da Libraccio. Devo dire che ho fatto degli acquisti di cui sono strafelice. Ovviamente, come sempre, quando porto libri da Libraccio, in realtà poi spendo di più rispetto a quello che mi danno loro per i libri usati, ma non fa niente. Allora, ero molto incuriosita da questo libro, che però non so se l'avrei preso a prezzo pieno, e parliamo di David Nichols con Un giorno. È un romanzo piuttosto famoso che tratta di un tema che io in realtà leggo pochissimo, ovvero parliamo di una storia d'amore mai consumata in realtà. Due ragazzi si conoscono in un periodo molto sereno e felice della loro vita e per tutta la vita in un qualche modo si inseguono e credo che il finale non sia poi così felice. Questo era edito Neri Pozza e io l'ho pagato col 50% di sconto 8,90 euro. Comunque ora è edito Bit, che è praticamente la collana economica di Neri Pozza, intorno ai 12 euro più o meno. Sono molto molto curiosa perché ne ho sentito parlare bene. È un libro che ama moltissimo Jonathan Coe, che è un autore che a me piace un sacco, e così un po' fuori dalla mia comfort zone, ma penso che potrebbe davvero piacermi. Poi ho trovato una roba che io volevo da tantissimo tempo, non so quanto lo leggerò perché non credo che sia una lettura semplice, ma secondo me non è un libro ma un'esperienza, di Georges Perec, La vita, istruzione per l'uso. Edito Burr, anche questo acquistato al 50% a 6, no, 5,50 euro, praticamente nuovo, praticamente nuovo. Questo è un libro particolarissimo, decisamente sperimentale, con una struttura molto particolare. Non so se sarà semplicissima la lettura di questo libro. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di un condominio. Vi faccio vedere anche all'interno, ci sono delle sezioni molto particolari, perché il libro è decisamente particolare. Allora, si parla di un condominio e degli abitanti degli appartamenti di questo condominio, ma il punto di vista è veramente particolarissimo. È come se noi ci infilassimo dalla finestra di uno di questi abbaini per andare a spiare dentro la casa, e a raccontarci chi ci abita sono gli oggetti presenti in quella casa. Questo libro è ricchissimo di descrizione di ambienti molto molto particolareggiati, dal soprammobile all'arredamento, a parlarci di chi ci vive dentro. Ovviamente poi avremo le vite degli abitanti di questo condominio, anche nelle parti comuni c'è anche la piantina dell'edificio, di come sono distribuiti gli appartamenti, di chi ci abita dentro. Adesso non la trovo, ovviamente. Eccola qua. E ci addentreremo anche in vicende a volte un po' sinistre. Si parla anche di misteri e di delitti all'interno della vita di queste famiglie. Vi voglio leggere che cosa dice Italo Calvino qui dietro rispetto a questo libro. Allora, i cataloghi, le descrizioni, il racconto delle cose inanimate. Questo aspetto è una caratteristica del libro e una ragione del suo fascino. Ma certo, la sua presa di lettura sta nell'altro aspetto, il libro brulicante di storie, di avventure, di delitti, di indagini poliziesche. Non per nulla nel frontespizio dell'edizione francese, sotto il titolo La vie mode emploi, figura la dicitura romance, ovvero romanzi al plurale. Ogni appartamento dello stabile c'era un mistero, un dramma, una peripezia che si dirama nelle più esotiche contrade del mondo o trae origine in epoche remote. Le 100 stanze diventano le 1.001 notte. Avevo sentito parlare tantissimo di questo libro nella mia vita e sono stata strafelice di averlo trovato così, quando meno me l'aspettavo. Ripeto, penso che sia una lettura un pochettino impegnativa,
ma secondo me ne vale assolutamente la pena. Un altro libro che ho trovato usato e sono stracontenta in questa splendida edizione Garzanti, I figli della mezzanotte di Salman Rushdie. Questo, insieme ai Versi satanici, è probabilmente il più famoso libro di questo autore indiano, ma che vive a Londra praticamente da sempre, ed è una storia straordinaria. Rushdie interseca sempre la storia dei suoi personaggi magnifici, nel senso che non hanno mai una vita molto ordinaria, con la storia dell'India, utilizzando uno stile che ha a che fare col realismo magico, ma un realismo magico molto suo e molto legato alla tradizione indiana, molto diverso dal realismo magico del Latino America, ad esempio. Io ho letto, ve l'ho già detto, I Versi satanici, e lo considero uno dei libri più belli che abbia mai letto nella vita, ma l'ho letto quasi 30 anni fa, quindi lo voglio assolutamente rileggere. Voglio leggere questo che è, scusatemi che adesso ve lo dico, aiuto, L'ultimo sospiro del Moro, anche questo l'avevo trovato all'usato, e letti questi tre volumi, quando deciderò di farlo, leggerò anche abbastanza vicino l'uno all'altro. Voglio fare un video su Salman Rushdie perché secondo me è un autore, lasciamo così prima che cada il vaso, va? È un autore di cui si parla troppo poco per il valore letterario che ha. Manco a dirlo, mi ispira tantissimo. Credo che de dedicherò parte del 2022 a questo autore. E poi ho preso una cosa perché era troppo bella. Sinceramente, per quello. Allora, al di là del fatto che l'autrice mi incuriosisce da tantissimo tempo, io ho preso questo libro per la coppia. Parliamo di un libro di Villa Cather, che è considerata un'autrice classica del tardo 800, primi del 900 americana, che ha ispirato moltissimi altri autori, che è stata anche riscoperta di recente. Io ho preso La casa del professore, ma guardate che copia è. Questa è una copia vintage, protetta da questa plastichina, proprio perché la sovracoperta è vecchissima. Questo libro è stato stampato nel 1950, tant'è che l'ho pagato 10 euro, perché la sezione, non ci sono sempre libri vintage da libraccio qui da me, ma quando ci sono costicchiano, perché comunque ha valore proprio la copia. Guardate la meraviglia, è edito Arnoldo Mondadori. La cosa che mi fa impazzire, adesso devo trattarlo con cura, guardate qui, allora togliamolo dalla sovracoperta, guardate, c'è scritto prezzo netto lire 1400 in questo talloncino, era una collana, questo è dentro in tessuto, questa era una collana che si chiamava Arianna. La storia di cui tratta questo libro è quella di un professore che va in pensione e che di fatto ripensa alla sua vita, a quello che gli è accaduto. È un romanzo estremamente introspettivo, con un valore letterario importante, nel senso che è un'autrice che ha significato molto per la storia della letteratura statunitense. Niente, a parte che non vedo l'ora di leggerlo, ma questo l'ho già esposto perché è troppo troppo bello. Spero di non entrare nel gorgo dei libri vintage, se no non usciamo, lo so già. Allora, cose regalate. Questo libro è stato regalato a me e a mio marito da un caro amico molto esperto di fantascienza. Ci ha regalato questa vecchia copia, credo sia fuori catalogo, di Luigi Menghini, L'assedio. È un libro piuttosto breve, l'ha appena iniziato mio marito, poi lo leggerò io. Ed è un racconto molto particolare che vi leggo un attimo, ha a che fare con la psiche. Allora, all'Istituto Centrale per Malattie Mentali, Stefan Hulhuber,
Hoodledge sta mettendo a punto la sonda, un apparecchio che ha lo scopo di scavare mediante impulsi elettrici nella psiche dei malati al fine di farne affiorare i ricordi o i traumi psichici che hanno causato l'infermità mentale. È una nuova conquista della scienza perché tramite l'indagine di questa macchina si potrà studiare una giusta terapia che porterà alla guarigione del paziente. Ma la sonda non è del tutto pronta. Approfittando dell'apertura dell'anno accademico e con la collaborazione degli studenti del suo corso, il professore Taldritani si appresta a fare degli esperimenti. Sottoporsi all'azione della sonda non presenta alcun pericolo, al massimo può far sognare. Così, gli studenti accettano di buon grado la collaborazione. Il primo soggetto sottoposto all'influsso della macchina rivela una sorprendente preparazione su Omero. Descrive con allucinante verosimiglianza lo sbarco degli Achei sulla riva di Troia. È un successo, lo studente una volta sveglio non è in grado di ricordare nulla, ma sa tutto di Omero. Il punto è che questa cosa viene ripetuta e tutti coloro che si sottopongono a questo esperimento riporteranno dei racconti dell'Iliade. E bisognerà capire perché. È assolutamente intrigante e originalissima questa trama perché mischia il racconto fantascientifico alla malattia mentale, a probabilmente i viaggi nel tempo, alla storia classica. E l'autore è un autore italiano quasi dimenticato, mi diceva questo amico, e vogliissimissima di scoprirlo. E poi mia sorella mi ha fatto questo regalo meraviglioso, questo ve l'avevo già fatto vedere in un altro video, questo librone Mondadori Baobab alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Ci sono tutti e sette i volumi, la traduzione è quella di Raboni, che mi avete confermato tutti essere la migliore esistente. Sicuramente non è di semplice lettura per maneggevolezza, font, eccetera, eccetera, ma è un'occasione unica per affrontare questa lettura che a me incuriosisce da che avevo 20 anni e non vedo l'ora di buttarmici. Spero nel 2022 di completare la lettura di tutti e sette i volumi che penso possa significare tantissimo nella mia storia di lettrice, ma non solo, quindi non vedo assolutamente l'ora. Andiamo poi a libri nuovi, comprati quindi a prezzo pieno. Non ho potuto esimermi dall'acquistare di Daphne du Maurier, mia cugina Rachele. Esco da poco dalla lettura, dalla rilettura di Rebecca, e ho sentito la necessità di avere in casa nel più breve tempo possibile un altro libro della du Maurier che io voglio esplorare tantissimo perché la adoro. Questo titolo è il secondo più famoso dopo Rebecca, probabilmente molto molto apprezzato in generale, me l'avete consigliato in diversi e non vedo l'ora di affrontarlo. Anche questa è una storia sicuramente che ha a che fare con qualcosa di inquietante, ma come sempre in Daphne du Maurier tutto è assolutamente ambiguo, rarefatto, splendido a livello di atmosfere, non vedo l'ora di buttarmici. E poi ho deciso di fare un acquisto molto particolare per me. Molto tempo fa avevo visto una recensione di questo graphic novel e poi l'ho sentito recitare pochissimo tempo fa in un altro canale, non mi ricordo però i riferimenti. E me lo sono trovato davanti in libreria e nonostante costi un bel po', 29 euro, edito Bao, l'ho preso e lo voglio leggere appena finisco il libro che sto leggendo ora, perché tra l'altro si adatta tantissimo alla lettura in questo periodo, ovvero La mia cosa preferita sono i mostri di Emil Ferris. Assolutamente incredibile. Questa è una storia ovviamente un pochino inquietante. Adoro come, cioè, vi faccio vedere solo così, perché in queste cose, in questo tipo di libri illustrati, il problema di far vedere delle pagine e eventualmente fare spoiler, ovviamente, perché faccio vedere un altro, dai, perché ovviamente l'immagine è parte integrante del racconto. Allora, io sono rimasta impressionata, stupita e incuriosita tantissimo da questa storia. Innanzitutto a livello grafico è un libro che adoro, è come se fosse tutto disegnato su un quaderno a righe con i buchi tipo i qua block. Sono riportate le righe e lo stile del disegno è proprio quello fatto a matita,
un po' bianco e nero, un po' colorato, ma veramente, veramente affascinante. I disegni sono piuttosto inquietanti, e volevo leggervi un attimo qua dietro in merito all'autrice e anche alla trama. Allora, l'autrice Emil Ferris è cresciuta a Chicago durante i turbolenti anni 70-60 e ci vive ancora. È palesemente, buongiorno, è palesemente una devota fan di tutto ciò che è mostruoso e terrificante. In una vita precedente, Emil faceva l'illustratrice e scolpiva giocattoli per un ampio numero di clienti. Si è laureata all'Art Institute of Chicago. Nel 2010 ha ricevuto la Fellowship Toby di Devin Lewis per le arti visive. La mia cosa preferita sono i mostri, è il primo ma non l'ultimo romanzo grafico di Emil. Guardate, qua ci sono questi scarabocchi come se appunto fossero per provare le penne quando si fanno dei disegni, magari mentre si è al telefono, per dire. Mi piace tantissimo questo aspetto. Vi leggo un attimo più o meno la trama. Il romanzo grafico, sì, effettivamente non è una graphic novel, è proprio, sì, è un romanzo, sì, una graphic novel, però non a fumetto. Cioè, non ci sono tanti fumetti, a dire la verità, eh. C'è più testo e immagini. Comunque, il romanzo grafico di debutto di Emil Ferris, La mia cosa preferita sono i mostri, è un giallo, un dramma familiare, un epico racconto storico, un thriller psicologico su mostri reali e immaginati, interiori e nel mondo esterno. Ambientato nel tumultuoso scenario politico della Chicago dei tardi anni 60, è raccontato mediante un diario disegnato fittizio che si rifà all'iconografia dei B-movie dell'orrore e ai pulp magazine sui mostri. E poi vabbè, entra un pochino più nel dettaglio. Vedete anche il frontespizio è come se fosse la scritta di un ragazzino o di una ragazzina a iniziare un diario. Mi ispira da matti, non vi potete immaginare quanto. Andiamo ora alle nuove uscite. Allora, sono stata attratta subito, non chiedetemi perché, da questo libro di Colson Whitehead, Il ritmo di Harlem. Io ovviamente conosco Colson Whitehead per averne letto e sentito parlare, ma non ho mai letto un suo romanzo, anche se, non so, se sono stata sempre molto incuriosita. Quando ho visto questo in libreria mi ha attratta tantissimo, soprattutto per la trama. Il tutto si svolge ad Harlem, ovviamente. Abbiamo un protagonista, un padre di famiglia, un onesto padre di famiglia che ha un modesto negozio dove vende mobili. A un certo punto entra in contatto con un cugino che di fatto gli farà fare il ricettatore, nel senso che lui non si pone troppe domande rispetto alla merce che questo cugino gli chiede di acquistare. Pochi sanno che il padre di questo protagonista era membro di un'associazione criminale piuttosto famosa. Non vado oltre con la trama, diciamo che il libro è un romanzo, è una storia sulla questione morale di quest'uomo, sul suo dilemma tra l'essere un padre onesto e invece la possibilità di fare soldi illegalmente. Mi ispira molto, credo che ci sia una trama piuttosto avvincente, ma come ho sentito dire da tanti, spesso rispetto all'autore, anche temi piuttosto importanti a livello umano. Poi sono stata curiosissima, anche qui fuorissimo dal mio comfort zone, di leggere I sette mariti di Evelyn Hugo di Taylor Jenkins Reid, non lo so. So che è uno tra i libri più venduti al mondo, uno di quelli di cui si parla di più su BookTube a livello internazionale, su Bookstagram, eccetera, eccetera. Non lo so, non so cosa aspettarmi, mi incuriosisce un sacco per l'ambientazione. Si parla della vita di una attrice, credo in declino, che è stata
famosissima Hollywood negli anni 50, abbiamo un po' tutto quell'ambiente lì e dei suoi sette mariti. Il libro è diviso in sette sezioni e c'è il racconto di questi mariti, del rapporto con lei, della sua vita Hollywood, di quella Hollywood lì. L'ambientazione è estremamente affascinante. Mi aspetto una protagonista altrettanto affascinante e interessante. Non lo so onestamente che cosa troverò in queste pagine, ma sono assolutamente curiosa di scoprirlo. La copertina è favolosa, anche questa copertina è pazzesca. Questo è edito Oscar Wilde, ha anche un'eventuale altra copertina, quindi si può decidere cosa mettere sul libro. A me piace di più quello trovate normalmente, quindi terrò questa, come al solito, edizione super curata, e vedremo. Altra nuova uscita di Alexandra Lapierre, Belle Green. Questo è stato proprio un acquisto distinto. Letta la trama, letto qualcosa sull'autrice, l'ho preso subito. Edito EO. Allora, qui dice, un attimo, se no non ci vedo. Allora, autrice di biografie e romanzi incentrati su grandi personaggi dimenticati della storia, Alexandra Lapierre è stata recentemente premiata dall'Accademia francese, mentre l'Accademia Goncourt ha scelto Belle Green come libro dell'estate 2021. Ci sono le varie altre sue opere pubblicate. L'autrice è la figlia dello scrittore Dominique Lapierre. Nel 2001 ha vinto il premio Fiore di Rocce, nel 2005 è stata nominata Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura francese. Nota per il suo impegno nel valorizzare l'immagine della donna nella società attraverso i suoi indimenticabili ritratti, Alexandra Lapierre vive oggi tra l'Italia e la Francia. Allora, questo, come avrete potuto forse intuire dalla breve biografia dell'autrice, è il romanzo, è la storia romanzata di una vita vera, quella di Belle Green. Belle Green era una donna che agli inizi del Novecento ha avuto, grazie alla sua tenacia e alla sua ambizione, enorme fortuna nell'ambiente altolocato e letterato degli Stati Uniti. Inizia come bibliotecaria per diventare la bibliotecaria personale di JP Morgan. Entra in questo ambiente di persone acculturate, molto ricche e ci sta molto bene. È una storia di un grande successo di una donna che nasconde però un grande segreto. Lei, pur sembrando bianca, in realtà è discendente di una figlia di una famiglia di ex schiavi. Lei non rivelerà mai la sua appartenenza, perché ovviamente per le normative di allora, a livello legale, ma e soprattutto per il razzismo diffuso all'epoca, non potrebbe mai più rivestire quel tipo di posizione all'interno della società se si conoscesse la verità. Ad aggravare il tutto c'è il fatto che il padre di Belle è un attivista di colore per i diritti delle persone di colore, quindi in un certo senso lei tradisce le sue origini e la sua famiglia. E per questo vivrà sempre un problema morale. È questo un argomento di cui ultimamente si parla abbastanza, anche nella metà scomparsa, l'altro libro edito Bompiani, si tocca questo tema, anche quello è una nuova uscita che al momento però non ho ancora avuto voglia di acquistare perché ne ho sentito parlare pure troppo, ma lo leggerò. Si parla di temi di questo tipo, ma questa è una storia vera. E quindi sono molto 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 attratta, curiosa di conoscere questa storia. Tra l'altro splendida questa edizione perché alla fine ci sono anche immagini e fotografie dei protagonisti di questo racconto. Questa è Belle in una fotografia degli anni 20 più o meno, o 10 forse, 1911 infatti. Qui abbiamo, questo è lo studio di JP Morgan, abbiamo anche dei bellissimi ritratti.
Vediamo, faccio vedere le cose più significative. Guardate che personaggio. Guardate l'indipendenza, la caparbietà di questa donna che si legge da questa fotografia. Immagini di giornali dell'epoca. C'era un bellissimo ritratto, anche questo è un ritratto stupendo, ma ce n'era uno, mi pare, che era ancora più bello. Adesso vediamo se ve lo trovo, se no fa niente. Comunque, insomma, mi ispira tantissimo la lettura di questo libro. Guardate questo. Mi ispira veramente tantissimo. In ultimo, l'ultima nuova uscita che ho acquistato, però anche qui parliamo di un graphic novel, edito in questo caso Becco Giallo, ed è Virginia Woolf. Voglio approfondire anche qui la figura di Virginia Woolf, che mi ha rapita, mi ha preso il cuore e l'anima con Mrs. Dalloway. Questa è una breve graphic novel. Mi ha proprio catturata tantissimo il disegno, i colori, sembrano fatti a pastello, a mano, e all'interno è tutto così. Ci sono in realtà molto poco testo. È un libro che viaggia ad immagini. Guardate che meraviglia. È un libro che va gustato, secondo me, grazie ai disegni, e mi ispira veramente tantissimo. Vedete come sono diversi i colori utilizzati rispetto a quello che ci vuole raccontare l'autrice. Penso che sì, è di Liuba Gabriele. Credo che sia veramente molto significativo. Guardate che bello, mi piace tantissimo lo stile, mi ispira veramente veramente tanto. Guardate che bello, e ve ne parlerò spero a breve, perché mi ispira tantissimo. Guardate qui, quando siamo verso la fine della vita, questa non è spoiler, voglio dire, la vita di Virginia Woolf la conosciamo, quando è considerata pazza. È bellissimo e non vedo l'ora di affrontare anche questa lettura. Detto ciò, ho terminato, spero che i libri che vi ho fatto vedere vi incuriosiscano. Ovviamente, se li avete letti, se sapete qualcosa di più di questi libri, fatemi sapere. Se siete curiosi di qualcosa, fatemelo sapere. Ci sono tante cose che mi stimolano veramente molto, tra queste. Come al solito, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e a sabato prossimo se vi va. Ciao!